Buonasera e benvenuti a tutti. Manteniamo il nostro impegno delle dirette, 3 dirette a settimana come minimo, ma è lo standard perché di più non riesco a farne visto i miei molteplici impegni tra la palestra, i corsi e tutto il resto, e quindi più di 3 dirette non riesco a fare. Allora, di cosa parliamo stasera? Essere sconfitti è spesso una condizione temporanea, arrendersi la rende permanente. Questa è una citazione molto bella, il nome non ricordo di chi ha formulato questa citazione, ma dietro ci sta un concetto veramente grande. È come passare questo concetto sottolinea la differenza. Aspetta che è storto. Differenza tra un atteggiamento ottimistico e un atteggiamento pessimistico. Questo lo togliamo perché ho visto che. Ok. Oh là. Adesso è detto. Quindi molto importante riuscire a capire che non potrai mai vincere nella vita finché perdi nella tua mente. Chi ha seguito da un po', chi segue i video o che fa i corsi, quindi i nostri soci che guardano le dirette o e tante persone che comunque ormai sono venute in aula con noi o guardano i video hanno capito che bisogna trovare l'allineamento, cioè la coerenza, sia che tu sia un libero professionista, che tu sia una mamma, un papà, un genitore o una persona che vuole mettersi in forma perché magari si è trascurato da un po' di tempo. Allora la differenza la fai se tu sei coerente, se tu mantieni le promesse che fai a te stesso. Questo ti porta a fare la differenza. Prima con te, per te, e di conseguenza, come conseguenza logica, nella vita, che siano in ambito lavorativo, in ambito sentimentale, eccetera, eccetera. Mettiamo non disturbare perché, ok. Molto bene, quindi è molto importante riuscire ad accettare la sconfitta perché una vittoria, cioè un successo, e se tu leggi e ti informi e studi, la nostra storia è piena di persone che ti possono ispirare. Io adesso mi sto appassionando, sto leggendo questo libro, ho visto il film che è tratto da una storia vera. Ti consiglio di leggerlo perché è una ragazza che veramente ha superato milioni di problemi ed è arrivata veramente a crearsi una vita che vuole. Poi ha avuto ancora altri milioni di problemi e adesso ha fatto un film, eccetera. Insomma, sta andando bene ed è una storia veramente veramente bella. Poi c'è un cast incredibile nel film, quindi guardalo. Ad ogni modo, devi trovare anche delle storie, dei personaggi che ti possono ispirare, perché se è un successo, se fissarti un obiettivo è difficile, la distanza tra dove sei oggi e dove vuoi arrivare sta proprio nel superare queste difficoltà, queste problematiche, sta in ciò che fai, soprattutto nei momenti di tensione. Ecco. Abbiamo perso gli auricolari. Sta proprio. Stacco gli auricolari perché sennò. Tac. Bene, stavo dicendo, la distanza tra dove sei adesso e dove vuoi arrivare sta proprio in ciò che fai nei momenti di tensione e di pressione. Quindi se tu non riesci a essere consistente, coerente con te stesso, a fissarti delle promesse e a mantenerle, per quanto sia difficile riuscire a mantenerle nel tempo, perché all'inizio tutti siamo portati emossi dall'entusiasmo del cambiamento, delle novità, bene, ma dopo per raggiungere un obiettivo che sia finanziario, lavorativo, sentimentale, di salute, di sportivo, dove ti pare, arrivi in un momento in cui veramente ci devi tenere a quell'obiettivo. E quindi se tu non riesci a focalizzarti sul perché e a mantenerlo in alto, tu primo non riuscirai mai a tenere un obiettivo fisso e a raggiungerlo, quindi inizierai a cambiare direzione. Cambiando direzione ti troverai male dappertutto. Quindi la difficoltà sta nel gestire questi momenti, tensione, pressione, di riuscire a fissarsi delle idee promesse a se con se stessi e perseguirle fino all'ottenimento, al raggiungimento dell'obiettivo. Questo fa la differenza. È per questo che noi abbiamo creato un percorso formativo che stiamo andando controcorrente. Non facciamo le full immersion. Le full immersion ti motivano, ti entusiasmano, ma poi dopo ti lasciano da solo. Un percorso formativo che ogni 2 settimane, ogni settimana ti incontri per
per un anno intero, per 2 anni. Oggi parlavamo con una persona, con uno dei nostri soci, e ha rinnovato per il terzo anno, quindi ci vediamo praticamente tutte le settimane da 2 anni. Capite quanti passi avanti abbiamo fatto, quanti obiettivi possiamo ancora raggiungere assieme e quanto è difficile, ma questo ti cambia la vita, perché migliorare dal punto di vista di salute, sentimentale, dal punto di vista sentimentale e dal punto di vista di business, libertà finanziaria, stiamo parlando della tua vita. Quindi che cosa c'è di più importante di questo? Riuscire ad avere il tempo e capire di goderti la vita, di lavorare, arrivare al tuo obiettivo, puoi avere abbastanza soldi e abbastanza tempo per godertela, perché c'è chi ha tanti soldi non ha tempo, chi non ha tempo, chi ha tempo non ha i soldi, chi non ha nessuno dei due, chi ha tutti e due. Capite la differenza? Quindi bisogna veramente creare un percorso che ti accompagni da dove sei adesso, dove vuoi arrivare. Chiaramente in aula affrontiamo argomenti in modo generico, ma tutti quelli che servono, e individualmente andiamo andare nello specifico. Quindi, molto importante, non rassegnarsi, perché come dicevamo all'inizio del video e come ci dice l'aforisma, la citazione che ho messo come titolo, la sconfitta ci vuole, è arrendersi che però la rende permanente. Quindi la sconfitta è temporanea, perché puoi sbagliare, imparare, aggiustare il tiro, andare avanti, sempre nella stessa direzione. E questo ti porta a raggiungere gli obiettivi. Perdi, 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 perdi per arrivare a vincere. Se invece quando le cose si fanno difficili, tu cambi, cioè capisci che non arriverai mai da nessuna parte. Puoi fare tutti i corsi, leggere tutti i libri che vuoi, ma se tu non li metti in pratica, quando la situazione si fa dura, se non mantieni una direzione, ok, finché non hai raggiunto l'obiettivo, questo ti porterà ad essere eternamente frustrato. Quindi, sii coerente con te stesso. Inizia a delineare le tue priorità, quali sono i tuoi obiettivi, ok? Allenati mentalmente e fisicamente. Inizia ad allenare la volontà. Pensa fra 5 anni, fra 10 anni, cosa e dove ti vedi? Se continui a fare le cose che stai facendo, dov'è che ti vedi? Ok? E poi pensa a dove invece vuoi vedere, a come vuoi vederti, qual è la situazione ideale, inizia a capire qual è la differenza, fai un'analisi. E questo che noi facciamo individualmente, facciamo analisi, iniziamo a creare un piano d'azione, la situazione reale, la situazione ideale, qual è la differenza e come faccio a colmare la distanza, il gap, quali sono le azioni, quello che so fare e quello che non so fare. Quindi vado a capire i miei limiti, dove devo migliorare. Che cos'è che mi manca per riuscire a fare le azioni che mi portano da A a B, dove A dove sono e B dove voglio arrivare. Quindi molto importante non confondere la situazione attuale, non farsi prendere dall'emotività dalla situazione attuale, ok? Perché tutto può cambiare. Può cambiare in meglio, ma può cambiare anche in peggio. Quindi la cosa più importante non è dove sei adesso, è la tua direzione. La direzione, perché come dice in questo libro Molly's Game, bellissimo, guarda anche il film, o come puoi leggere dai tuoi mentori, dai tuoi idoli, da persone che ti possono ispirare, tutti sono partiti da momenti di grandissima difficoltà. Noi abbiamo visto nel corso precedente Muhammad Ali, dove aveva problemi. C'è problemi che neanche ci immaginiamo e che cosa ha realizzato. Abbiamo visto come una persona deve avere dei problemi per riuscire a tirare fuori il meglio di sé. Noi purtroppo certe volte, se non abbiamo dei problemi, non riusciamo ad arrivare delle risorse che abbiamo dentro di noi e a utilizzarle. Dobbiamo arrivare con le spalle al muro per tirarle fuori, per capire chi siamo e il potere che abbiamo sulla vita. Capite questo, quello che voglio dire? Sarebbe molto bello riuscire a utilizzarle senza arrivare agli estremi, alle corde, come in un incontro di pugilato. Però noi tiriamo il meglio di noi quando siamo in difficoltà e allora certe volte bisogna cadere per imparare a rialzarsi. Questo è fondamentale. Trova delle storie che ti ispirano, cui prendi ispirazione, dei mentori e
E poi inizia a capire e a delineare qual è la tua direzione, perché è la cosa più importante. Una volta che l'hai scelta, non la devi mollare in nessun caso, fino a che serve, fino a che non hai raggiunto l'obiettivo. Questo ti porta a fare la differenza nella tua vita, perché da qui a 10 anni il tempo passa e tu sarai la stessa persona, però potresti essere una persona soddisfatta o una persona totalmente insoddisfatta. È difficile cambiare? Sì. Ne vale la pena? Sì. Però quello me lo devi dire tu, perché io so i sacrifici e i cambiamenti che sto facendo e sto attuando, ok? Anche per essere qui davanti a te. Però per la tua vita questo devi vederlo tu. Ok? Quindi la persona che si accontenta, ha un atteggiamento pessimistico, che cos'è che fa? Tende ad avere, a dare la colpa a se stesso, a percepire un problema come una cosa immutabile che non può modificare e iniziare a pensare che lui non è quel tipo di persona, che la vita non è fatta per essere, per godere della vita, ma è fatta solo di sacrifici, eccetera, eccetera, cosa che abbiamo detto e abbiamo sentito tante volte. Il problema è che lui dà una connotazione immutabile alla situazione negativa, cioè lui non guarda la direzione, lui pensa che la sua direzione sarà, la sua condizione sarà sempre quella di essere triste, insoddisfatto, che non riuscirà mai. Questo è il problema. E allora la citazione con cui ho iniziato il video diventa, vera, e quindi la sconfitta non è temporanea, ma diventa permanente perché io mi arrendo. L'atteggiamento invece ottimistico, di riuscire a sperare, di riuscire a capire, sperare, avere un atteggiamento ottimistico vuol dire di avere la convinzione, di avere la volontà, le capacità di ribaltare la situazione a proprio vantaggio, con il tempo, le risorse dovute, ma di vedere la luce in fondo al tunnel. Questo cambia tutto, cambia la prospettiva e questo ti dà la direzione. Quindi non ti fa stare fermo, ma ti fa agire. E l'azione è tutto. Perché l'azione è energia, l'energia è vita, ok? Il movimento è vita e questo è molto importante. Quindi, questo è un po' quello che vi volevo trasmettere stasera. La citazione è bellissima, non ricordo di chi è, Vane qualcosa, comunque in ogni caso possiamo trarre un grande spunto stasera da questa piccola e breve ma forte citazione. Spero che il video sia stato utile. Io sto mantenendo la mia promessa dei 3 video a settimana. Il prossimo sarà sicuramente, penso, domani da Bologna e magari riesco a farlo venerdì. Però venerdì mattina ho il dentista, non so, dipende se mi fa l'anestesia o no. Bene, per stasera è tutto. Spero che vi sia stato utile. Continuate a seguirci, venite ai nostri corsi, iscrivetevi ai corsi se siete nelle nostre zone, Parma, Reggio Emilia e Bologna, perché in aula riusciamo a capirci meglio ed è molto diverso. E buona serata, a presto, ciao.